Signori, io sento quel profumo inconfondibile di capolavoro. Sì, perché questo è Karagon, nella sua versione prologo, quindi gratuita, lo potete provare anche voi. Volete ingannare il tempo prima di Horizon Forbidden West? Volete un gioco che potenzialmente sia migliore di Horizon Forbidden West? Ecco, potrebbe essere questa la risposta. Karagon. Ora capirete perché. Anche se è un po' diverso, è una rilettura, ma potenzialmente migliore. Potenzialmente migliore. Ci sarà pure il multi nella versione finale. Io ho premuto. Ok. Tiè. Tanto gira una risoluzione di tipo 480p. E frulla come l'inferno. No, ci sono. Oh. Siamo 60. 120 frame al secondo, manco. Dai, su. Fai il serio. Tutto epico? Tutto epico. Mo vediamo se vale la pena di caricare nuvole 3D. Senti, possiamo fare a meno delle nuvole 3D. Cioè, è allucinante che a me la 3080 non mi frulla con co roba surreale. Metto sti giochi indie e succede l'impossibile. Dunque, raccogli arbusti, alberi e pietre. Alberi devo raccogliere interi? Dove me li metto? Crea accessori e armi da fuoco. C'è un muro invisibile che mi impedisce di continuare. Non è più. Non puoi correre. Ah, basta un cazzotto. Chi so? Chi so? Vabbè. La stamina. Ah! Yeah, ma che so, Ercolino! Ercolino Zero Dawn. Ho raccolto dei fiocchi da questo albero. Vabbè, ma una volta che spara le parti critiche dei robot per farle cadere e poi prendere. Capito? E poi prendere, eh? No! Che faccia c'ho? Ho una faccia? Non ho gli occhi! Ho le mutande, ma non ho gli occhi. Bene, è un inizio. Inventario. Oh, fermi, fermi. Pietra 0 su 15. Vabbè, mi servono le pietre. No, ma era bello in prima persona, devo dire. Ma le pietre? Dai pugni per terra? No. Tiro giù un altro albero. Io lo so che che questo gioco ci regalerà gioie immense. Io lo so. Se riesco a capire come si prendono le pietre, vi porterò in un mondo meraviglioso. Ma non capisco come si prendono le pietre. Vabbè, famo quelle pietre. Piccone! Piccone. Ho fatto il piccone. No, va a canna, canna, canna! Ho detto a canna! Niente. Vabbè. Famo un altro piccone. Ah ah. Bene, il piccone non serve a un piccone. Ho livellato. Non vedo una cippa. Io metto i punti a peso. Resistenza, no. Ah, non ho più niente, vabbè. C'è una macchina! La via picconate! Roboar! Non era. No. Non ha funzionato! E mi serve una pietra allora! Non ci posso credere, ho trovato finalmente la pietra! Sì! Ok, allora. Ora si ragiona.
Ora si ragiona. L'avrei nascosta di più. Pesi troppo, non puoi correre. Cos'è questa? Questi insulti. Ho la pistolina, la torcia. Qui mangiamo. Piano piano. Oh, vedi che... Dunque, adesso... Si è fatta notte, ma... facciamo salute, va. Ok. Io però vorrei... Ah, ma vedi la roba! Via, via, via roba, via roba, via roba. Pietra, pietra, ancora pietra. Che ci serve? Ma come peso troppo? Ma basta questa storia. Mangia, mangia. Dunque, il tavolo... aspetta, aspetta, aspetta. Sei. Attenzione, eh. Aia. Ma i proiettili? Io sto cercando di staccargli in pezzo, ma non si stacca niente. Possibile che... Arscia. Dai, dai. Sì. Eeeh! Ah, c'è un altro? Si è staccato un pezzo! Si è staccato un pezzo! Fermo, fermo, fermo! Continua a bagarti, continua a bagarti! Ho detto continua a bagarti. Oh, ho detto continua a bagarti, eh! Mi sta a fare male la mano! Porca... No! Fine la pistola! Aiuto! Per morire, niente. Sei morto e ti sei rigenerato? No! Allora, mi sono ripreso tutto. E adesso... Facciamo la pistola subito, però. I pezzi del tizio. No, non ha... Non posso... Non droppano niente. Solo i pezzi che concretamente gli stacchi, quelli che brillano. Vabbè, allora possiamo fare... letto, tavolo, tavolo da lavoro, letto, tavolo da lavoro di pietra, 5, parte di macchinario piccola, fonditore, sa, lingotto di metallo, e quindi devo spaccare qualcosa, va bene, c'è pure il ciclo giorno-notte, cioè, signori... È proprio un valido Horizon tiettero. Ma sarà vivo? Cioè, nel senso, sarà... Ma è già distrutto? Sì, però datemi la luce. Io non posso stare qui a... A muovermi nel buio. Ah! Allora. Niente. Due pezzi. Stacchi la gamba, la gamba, la gamba, la gamba. Prego.
Ti prego. Fermate. Ascia la morte. Dannato. Non puoi sfuggirmi. Ma perché scappa? Oh, l'abbiamo fatta. Poi non serve a niente qua distruggere le cose, perché te droppano nulla quando muoiono. Vabbè. Vado a pigliare sta roba. Allora, intanto altra pistolina, torcia e via. Aspetta, 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 aspetta. Questo è piccoletto. Quanto ci metti a crepà? No. Tanna, non te n'anna. Ok. Allora, quello è morto. Allora, cosa abbiamo trovato? Ok. Dovrebbe essere un macchinario piccolo. Macchinario. Adesso dovrebbe essere... Diventerà giorno prima o poi? La notte eterna? Sta diventando? Basta, no? Allora. Facciamo... Allora, posso fare il tavolo da lavoro in pietra. Non è rivendicato quest'area. Colloca una bandiera per rivendicarla. Rivendica l'area. Ok. Quindi questa è posto mio. Poi. Il letto. E le fondamenta non ce l'ho. Quindi. Tavolo da lavoro. Ma se io non posso... Sarebbe tutto bellissimo, ma non me lo fate fare per ora. Come... C'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che non... Allora, c'è un sistema di crafting. E quindi io ho fatto delle fondamenta di legno. E qui ho fatto il tavolo. Nel tavolo io posso fare uno scanner, un fucile di pietra e un fucile di precisione di pietra. Posso fare un sacco di roba di pietra. Io vado a farla, però mi serve la pietra. Allora, ho raccolto quello che dovevo raccogliere. Quindi, e ci facciamo lo scanner. Parte di macchinario piccola. Ascia miseria, ci manca una parte di macchinario piccola. Comunque, dici tiettelo, e in realtà c'è molto di più. Non è brutto per niente. Non è brutto per niente sto gioco. Non è brutto per niente, io pensavo che fosse un tiettelissimo. 5! No, vabbè.
Noi possiamo scannerizzarli e poi 8 e no, e no. C'è pure quello dietro, quello dietro. Guarda, se tu te ne vai adesso, per me non è un problema, eh. Ecco, basta che mi lasci il pezzo dietro, bravissimo. C'hai altro? No, non c'hai altro, te ne vai pure a me. Ciao. Qua non c'è niente, questo lo prendiamo. Sì, vabbè. Questo lo prendiamo. E poi c'è questo. È sorprendente! Cioè, il crafting con le dinamiche di Horizon è tanta roba. Allora, lì c'è sta uno piccoletto. Perché le parti che abbiamo di questi grossi, però non ci servono a niente. Perché io devo andare da quello piccolino. Allora, se io quello piccolino lo faccio. Porco tutto, però. Ah, così no. Allora, 5. Fa vedere dove ce l'hai i pezzetti. Questo è piccolo o grande? Grande, grande. È piccoletto. Ok. Droppane un altro. Tua. Ok, droppalo. Oh, Ale, raccogli e raccogli. Arrivederci. Allora, possiamo fare il fucile di pietra, lo facciamo subito. E anche il fucile di precisione di pietra? Ma sì, ma che ce frega. Ma che ce frega. Bene. Ok. Ragazzi, ma qua. Potenziale capolavoro, eh. Zero. Fucile preciso. Ah, ma questo è proprio. No. No. È fucile, 3. Ti prego, metti ste cazzarola di punizioni dentro. Sono morto, porco tutto. Mannaggia la morte. Comunque è figo. Comunque è figo. Devo dire è figo. È un Horizon tiettolo, ma è figo. Non gli davo due lire, è figo. Si diceva. Carica. Agoso. Agoso. Sci tua. Ti fo passare la voglia, ti fo. Ti fo passare la voglia, ti fo. Con le stelline. Dai che si è buggato, dai che si è buggato. Maledetto. Calma, calma. Apprezzo molto la scelta di design di non mettere le munizioni. Sarebbe fottutamente punitivo. Bene, bene, no, comunque, raga, da tenere d'occhio. Da tenere d'occhio. Perché il mix dinamiche di Horizon con la componente survival non è malvagio, eh. Non mi è malvagio. Ah, ma stai ancora qua. Ma
Ma che fai all'improvviso? A cosa? Era nascosto ed è tornato all'improvviso. Sta mangiando, non sta facendo altro, giuro. Sì, ma non... Sei scorretto? Però sono rincoglionito io. Lui è scorretto, ma io sono rincoglionito. Vabbè, signori, comunque, carino, devo dire, carino. Fatemi... È un tietro a suo modo, però è uno dei migliori che abbiamo trovato fino adesso. Varrà la pena di approfondire la versione completa? Fatemelo sapere.